odoriamo queste buone palle. Ah, quel tipico odore di palla nuova Head Pro. Le avete provate? Cosa ne pensate di questa palla? Allora ragazzi, eccoci qui, sono al CT Decimo Mannu, sono qui in campo oggi per raccontarvi un allenamento in vista del loro torneo, visto che qui si sta svolgendo il Nieditas Open, il Santa Greca, e ve l'ho raccontato come è andata per quanto mi riguarda nel video dei giorni scorsi. Dietro di me, magari lo riconoscete, Matteo Mura. Matteo, che vi ho portato sul canale, era forse a dicembre, è salito esponenzialmente. Adesso gli chiediamo un pochino come stanno andando le cose. Dall'altra parte del campo invece mi giro e dovreste vederlo, Andrea Calcagno, anche lui una crescita abbastanza esponenziale nell'ultimo anno, e glielo chiederemo tra poco. Quindi mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale. Adesso ti faccio vedere un pochino che cosa faranno per giocarsi la finale. Testa di serie numero 1, testa di serie numero 2. Secondo voi chi vincerà? Allora, eccolo qui, Andrea, ciao. Ciao a Dici tutti. Un po', come sta andando questa stagione? Ti ho presentato in grande ascesa, mi sa che è la verità. Dai, speriamo, la stagione è stata lunga, è stata ottima, buoni risultati, dai. Alla fine tutti i tornei che abbiamo fatto quest'estate hanno portato i suoi frutti. Sei salito tanto anche di classifica. Sì, salito 2-4, siamo vicini a 2-3, siamo a 100 punti a 2-3, quindi vediamo un po' cosa si riesce a fare per il continuo della stagione. Adesso siamo qui a Decimo, che è un torneo che ho fatto quasi sempre. Bene. Ci hanno invitato a me e a Matteo Mura, quindi io con Matteo ho un ottimo rapporto, infatti siamo scesi insieme, ci stiamo allenando insieme ormai, questo è il secondo giorno, quindi speriamo di beccarci in finale e ovviamente speriamo Bene. Di vincere. Speriamo di vincere, giustamente. Esatto. Vediamo un po' come gioca questo Andrea. Tanto ragazzi, scusate il casino del trapano, proprio oggi dovevano farlo. Speriamo si senta qualcosa. Ragazzi si stanno riscaldando, sono entrati in campo da pochi minuti. Allora, adesso andiamo da questa parte del campo, andiamo a rompere le scatole invece a Matteo. Guardatelo qua, lo riconoscete, ve lo ricordate? Mi sembra anche cresciuto da dicembre, eh? Sei ancora in età di crescita, Matteo, o l'hai superata? Ci sono. Perché mi sembra che sei qualche centimetro più alto, senza dire cazzate. Come sta andando la stagione? Passato 2 mesi, un po' no. Sì? Adesso sto ritrovando un po' di condizione. Bene. Vengo da un torneo positivo da Ploaghe e spero di far bene a questo. Molto bene. Come classifica io ti ho lasciato che eri forse 2-6 o 2-7. Ero 2-6, sì. Ero 2-6, adesso sono passato 2-4. Ok. Devo fare ancora un po' di punti per confermarla. Ok. E niente, sono venuto apposta. Per sei bello duro per vincere contro, sì, Andrea. Sì, chiaro. E ci proviamo. Un paio di settimane farai ancora qualche Open. E a livello ETF li farai quelli che ci sono adesso al Fort Village? Sì, sono iscritto a tutti e speriamo di entrare in qualcuno, sì. Quindi parti sempre dal tabellone di qualificazione? Sì, per forza, sì. Ho solo un punto ETF, quindi per forza le quali. Per forza le quali. Bene, bene. Dai, vediamo un po' che combinate. Allora, i ragazzi adesso stanno proseguendo il loro riscaldamento, si stanno prendendo a pallate in diagonale. Allora, prima incordatura andata, quante ore ci hai fatto con quella? 4 ore. 4 ore, cavolo. Inquadriamola se non ci credete, eccola, guardate, è distrutta completamente. Anche le ciabatte di Andrea tutto. Vi ho preso, eccola qua. Ne approfitto per chiederti un po' sulle specifiche del tuo telaio. Una Blade 16x19, 305 grammi. Sì, ci hai fatto qualche custom? Sì, queste le ho prese da Milano, sì. Le hanno fatte customizzare, mi hanno messo dei pesetti all'interno, sì. Sul manico e un paio in punta. E sotto quindi il bumper. Sì, esatto. E quindi poi di pesetti invece stanno 6 kg. 6 kg? 6 kg. In che senso di pesetti stanno 6 kg? 3 giù. Sono 3 grammi. 3 grammi. 3 kg, una base. Che cazzo sei? 3 grammi sono giù e 3 grammi invece sono in punta. Ok. Cercate di bilanciare e poi basta. Bene. Sono trovato molto bene con questa racchetta. Secondo me
una delle migliori che c'è sul commercio. Ciao Ale. Oh, cioè, non venire a rompere il coglione, scusa. Ragazzi, c'è un 2-4 con la maglia Kinder. Per me è un po' trash come roba. Giusto. Vabbè, l'abbiamo detto che... torniamo alle cose serie. Come stavo dicendo, secondo me è un'ottima racchetta. Io mi sono trovato bene sin da subito quando l'ho provato, ho avuto buonissime sensazioni. Perché tu vieni da Head? Dalla Head, sì, dalla Extreme. Okay. Però la Extreme primo, Pro? Sì, primo modello però, diciamo, non l'ultimo, quello nero-giallo. Ok. Poi avevo provato il modello successivo, però non me l'ho trovato, e quindi mi hanno proposto, per le mie caratteristiche, di provare una Wilson. E ho provato questa ed è stato amore a prima vista. E da là è iniziata la nostra avventura. Bene, molto bene. I risultati allora si vedono. Risultati, speriamo che continuino ad arrivare. Come corde e tensione? Come corde sono 22-21 e uso le Polypro della Wilson. Ok. Calibro 1,30. Adesso chiediamo a Matteo. Matteo, io me lo ricordo con una Pro Staff e mi sembra di vedere che è sempre lì, sì, giusto? Sì, da un paio d'anni che ce l'ho, però adesso cambieremo. Ah, però, sì, una la nuova? Radical. Ah, passa la Radical? Sì, sì, sì. Come mai? Perché questa racchetta è diventata molto complicata, cioè è sempre stata complicata, sì. Però in questo periodo si vede che l'attrezzo modifica molto il tipo di gioco. È più un'ancora che, diciamo così, può una essere, leva. Può essere, quindi col mio maestro abbiamo deciso di provare altre racchette. Ho provato un po' la Blade di Andrea e la Radical, però ho preferito la Radical. La Radical MP300? Sì. E poi gli fai qualche custom o la lasci no, così? No, credo che la lascerò così. Come incordatura tu cosa fai? Io uso String Kong Yeti, okay. 1,26. Con questa tendo 24-22 e invece con la Radical ho tesa 24, tutte e due. Ok. C'ho una maggiore velocità di braccio, quindi la pallina viaggia un po' di più, quindi meglio. Beh ragazzi, fa anche strano che un giocatore del tuo livello giochi con una 300 grammi. Noi ci vogliamo sempre massacrare con racchette sempre più pesanti perché ci sentiamo... ci vuole fisico, dire, per racchette pesanti, qua non ce l'abbiamo. La maglietta Kinder dice tutto. Sì. Allora, qui i ragazzi stanno provando un paio di servizi e poi fanno un tie break e ve lo racconto. Allora, ragazzi, sono pronti, super tie break a 10, al servizio Andrea Calcagno, alla risposta Matteo Mura. Vai, siamo pronti. Oh, mi raccomando, non mirare alle parti basse che io so. Lunga. Cazzo, viaggia. Viaggia la palla. Lunga. 1-0 Calcagno. Come stai trovando il campo? Come... Veloce? È una palla molto... Una traiettoria lineare, vero? Sì. In fatica. E quindi cosa farai? Stai a fare a cazzotti oppure la metti un po' sul variare? Adesso io proverei stare un po' più basso e cercare di appoggiarmi alla sua palla. Ok. Poi vediamo come vanno questi punti. Ok. Vai, 1-0. Bravo, Matteo diceva di aver cambiato il servizio e mi sa che non è male questa direzione. Seconda di servizio. Lungo, 2-1 Mura. Bravo, grande anticipo. Forse era anche buono, lo sai, il primo servizio. Che cosa? Il servizio, il primo. Poi lo riguardiamo dal video. Ah, mi è sembrato lungo di un po' anche. Dopo la riguardiamo. 3-1. Dice che forse ti è più lata la prima, È in diretta mondiale, quindi... Larga. Thank you.
4-1 Mura. Secondo me Calcagno sta sentendo un po' la pressione della telecamera e sta sbagliando troppo. Sta andando lungo. 4-1, eh? 4-1. Incredibile. Molto bravo, molto bravo. 5-1. Ti sta mettendo sotto, eh? Sei sotto la morsa. Secondo me manco lui sa come ha incrociato quella risposta. Forse la prima era buona. Sì, sì. Un mini break in meno ci dovrebbe essere. Bisogna sapersi adattare. Cosa farei per uscire da questa situazione di pericolo? Matteo gioca benissimo di ritmo, quindi il mio obiettivo è cercare di toglierlo il ritmo. Quindi vediamo un po'. Quindi un po' di back, rallenti un po'. Un po' rallenta, appena io ho il dritto cerco di far male. Ok, vediamo. Vediamo un po' se riesce. Se serve bene, bravo lui. Molto bravo. Beh, adesso hai cambiato effettivamente il modo di giocare. Hai giocato qualche back in più. A rete non è sicurissimo, Matteo. Oi, grande ace. Dacci, allora siamo 5-3 per Matteo. Però abbiamo recuperato un mini break. Un consiglio per servire così? Cioè, l'hai pensata prima, ti è uscita così? Come gestisci questo tipo di situazioni e il rischio anche essendo così tanti punti sotto? Allora, essendo magari comunque alto, la cosa che dico sempre, cioè che mi dico a me stesso, è comunque provare a forzarla prima. Soprattutto sui campi così veloci, la prima aiuta sempre. Sì. Comunque se metti una buona prima, anche se lui risponde, sei nettamente tu favorevole a fare il punto. Poi ovviamente essendo alto devo cercare sempre di andare a prenderla sopra, quindi cercare la massima estensione. E poi comunque stando sotto alla fine sono io che ho pressioni, però lui che deve chiuderla. Certo. Quindi io gioco anche un pochino più sciolto. Ok. Poi come ho detto, se lui magari risponde bene, bravo, però certo. Io cerco di fare ovviamente il mio. Perché sai anche di avere una seconda mano solida che non sbagli, sì, e no. Quindi non incorri in doppio fallo se forzi la prima. No, esatto, poi cioè, come ho sempre detto appunto è cercare di fare il mio gioco, nonostante sia sopra o sotto, però cercare di fare il mio gioco. Poi se vedo che magari il mio gioco non funziona, magari ho poca percentuale di prime, allora provo a lavorarle un po' e a prendere pian piano scioltezza col braccio. Bene. 5-3, vai. Ah, pensavo fosse larga, invece 2 ace di fila, 5-4. Onesto. 5-4, ah, senti un po' di pressione. Si, 5-1 è brutto, si eh. Sta cacando sotto. Net 2. Qua abbiamo un jet che ci sta sorvolando, vicino c'è la base dell'aeronautica. Super kick, pressione sul rovescio, viene a prendersi il punto a rete, questa va fuori e fuori, quindi siamo 6-4. Sì, sì, ha saltato parecchio, l'ha angolata bene. Intanto ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate del gioco di questi due ragazzi. Bel punto, gestito bene. Giocato un punto in controllo, ma allo stesso tempo posizionando molto bene la palla. Grande, grande punto. 7-5, cambio. Stai tenendo il vantaggio, Matte? Devo rispondere per forza, serve bene, quindi... Adesso lui ha 2 servizi, potrebbe portarsi sul 7 pari, oppure, insomma, se fai la differenza. Un servizio, hai ragione, sì. Devo rispondere in campo. Beh, lui sta cercando di variare un po' di più, rischiare meno. Da parte tua? Come li giochiamo? Però, Beh, io sputtano quello che mi ha detto l'altro.
Ah, adesso io continuerò a fare quello che sto facendo. Nei punti che ho perso è stato bravo lui, quindi no problem. Lunga. Sette, sei. Qui ti sei voluto male girare sul dritto, potevi restare sul rovescio. L'avresti salvato. Un pezzettino incrociato. L'avresti potuta salvare. No, che punto! Bel punto! Sette pari, attenzione, attenzione! Beh, lui è stato solido, ti ha ripreso delle palle veramente complicate, eh? E lì ti sei un po'... Non sono capace a smashare. Oh, anche un certo Djokovic si dice non sia bravissimo a smashare, eppure. Quindi ce la puoi fare, dai, vediamo un attimo, sette pari. È lungo, è largo anzi, 8-7 mura, due punti dalla conclusione. Mi ha ripreso il break, no buono. Lunga, 8 pari. Due riscosse, ragazzi. 9-8, attenzione. Si capovolge la partita. Calcagno dice ce l'hai tu la pressione. Vediamo come ne uscirà Mura da questa situazione. Si mette più esterno, quindi immagino un kick sul rovescio. Infatti, ace. Giustissima così. 9 pari. Quando è così bisogna uscire o con un colpo di genio. Dai, impossibile. La rimbalzata è andata proprio via. Ciao, siamo a pari. Net. Ripete la seconda. Sai che fa doppio fallo. Questo si è alzato. 19 mura. Bene, si prova la porta a uscire. Vediamo. Aspetta, aspetta, qui. Guarda, c'è il segno. Questo è furto, eh. Purtroppo non l'abbiamo visto dall'inquadratura. Questa larga. Quale? Attenzione, attenzione, c'è un diverbio in campo. Segno è rimasto. Chiami il giudice arbitro, non c'è. Parola. Ah, questo è un furto pauroso. Era fuori? Era fuori, non lo so. Ah, ok. 10 pari, allora. Mezza steccata, eh. Era anche mezza buona. Ma era anche mezza larga. La contraria c'è. E anche lui l'ha vista dietro perché era là. Infatti. Solo io potevo vedere. Certo, suicida, serve a lui. Ok. Molto bravo.
preso una bella riga lì sulla la riga del corridoio, ti ha mosso bene. Quindi siamo 11-10 Mura. Beh, ti sta muovendo, ha preso l'iniziativa e il coraggio. Io a lui me lo ricordo molto più riflessivo, più... Invece sta giochiamo molto speculare io a lui. Invece io me lo ricordavo un giocatore diverso, magari sulla terra era diverso. Chiaramente spinge. Doppio fallo, 11 pari, nel momento meno opportuno arriva credo il primo doppio fallo. Porca troia, fuori, 12-11, nuovo match point, questa volta sul tuo servizio. No, ha tentato la mossa coraggiosa e invece non ha pagato, non ha pagato. Quindi 13-11, Mura, tagliatore di teste. Te la sei giocata prima nella testa e poi dopo l'hai messa in pratica. Ma quante volte avete giocato l'uno contro l'altro? Abbiamo giocato 3-4 volte e ho sempre fatto 2-3 game io. Sì? Sì. E quindi oggi grande risultato allora. È cresciuto, sta crescendo. Forse è la pressione della telecamera.